Come posizionarsi in maniera efficace vendendo prodotti di terze persone? Questo è un argomento incredibilmente ampio ed è una domanda che tantissimi imprenditori si fanno, tutte quelle persone che non hanno effettivamente un proprio prodotto che possono rendere unico, ma si limitano a vendere il prodotto di altri. Oggi rispondo nello specifico a Davide che mi chiede: ciao e complimenti per le tue pillole, davvero illuminanti e piacevoli. Grazie Davide. Ho una classica rivendita locale nel settore edile e nello specifico trattiamo pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Rivendiamo prodotti di altri e abbiamo anche una marmeria dove eseguiamo dei lavorati, soglie per finestre, scale e altro ancora. Che consiglio puoi darmi per differenziarmi dagli altri? Come posso e su che cosa devo ragionare per posizionarmi in maniera efficace, dato che non vendiamo prodotti nostri, bensì di altri? Grazie. Per chi non è esperto di questo campo, di questi termini, qual è la domanda che mi sta facendo Davide? Praticamente, come fa a trovare una propria modalità per riuscire a vendersi quando gli stessi prodotti che vende lui li vendono anche alcuni altri concorrenti? Quindi io vendo questa penna, la stessa penna la vendono altri 100 negozi. Perfetto, è un problema perché di fatto in una situazione del genere, in questo esempio specifico della penna, vincerebbe chi ha il prezzo più basso o casi simili, nel senso che vado a comprare nel negozio più vicino a casa perché la differenza di prezzo è talmente bassa che giustificare il tempo che perdo per andare in un negozio più lontano non è sufficiente. In ogni caso, come comportarsi in una situazione come quella di Davide, che lavora in questo campo così tanto pieno di concorrenza? Allora, sicuramente devi iniziare a pensare in maniera completamente, diciamo, fuori dagli schemi rispetto a come sei abituato, altrimenti mi dirai la soluzione l'avresti già trovato, quindi è normale. Però quello che intendo è iniziare a pensare un pochino più, diciamo, con una visione più ampia, nel senso che i prodotti che tu vendi sono gli stessi che vendono altri. Quindi il modo che devi utilizzare per raggiungere i clienti e farti scegliere non può essere il prodotto, deve essere un qualcosa che ci gira attorno. Ad esempio, puoi fare degli accordi con, non so, degli architetti, oppure internamente hai delle persone che fanno disegni, arredatori magari. Ok, quello potrebbe essere un tuo canale di acquisizione clienti. Quindi le persone vengono da te perché, compreso in tutto quello che fai, c'è anche tutta la parte di arredamento. Ora, questo è un esempio abbastanza stupido, forse nemmeno realizzabile, però la logica è questa. Quindi deviare l'attenzione dal prodotto che tu vendi, che è uguale per tutti, sotto altre cose. Quello dell'arredatore è un esempio, ma può anche essere qualcosa nel tuo servizio specifico. Ad esempio, se quello che in 24 ore ti riesce a portare tutto è una cosa che può servire nel tuo mercato, probabilmente no, perché per costruire case servono comunque mesi, in alcuni casi anni, quindi non è una cosa dove l'urgenza è importante. Però potresti ad esempio creare un tuo servizio di posa, quindi sei tu che mandi i tuoi ragazzi a stendere i pavimenti con un metodo particolare e gli dai una garanzia particolare che altri non possono offrire, non avendo entrambe le proposte. Quindi se io vendo solo i materiali, la persona se li monta un problema, fatti suoi. Se io vendo i materiali e ho la persona che li va a montare, se ci sono problemi risolvo tutto io e quindi tolgo qualunque tipo di pensiero e di responsabilità alla persona che lo andrà a acquistare. Questo già potrebbe essere un modo un pochino più creativo. E il mio consiglio è proprio questo, di iniziare a pensare in maniera più distaccata dal prodotto, ma concentrati sui servizi. Una cosa che puoi fare, funziona sempre, è questa: quali sono i problemi principali che chi acquista i tuoi materiali, o comunque materiali tuoi, che vendi anche tu, dei tuoi concorrenti, eccetera, si trova ad affrontare? Non so, tempi lunghi di attesa? Potrebbe essere un elemento che tu vai a sviluppare. Oppure determinati tipi di rivestimenti vengono montati storti dai posatori che non hanno determinate competenze. Perfetto, in quel caso gli abbini tu il posatore. La logica è spostare il tuo punto di forza dal prodotto a un servizio che offri, e dovrebbe essere qualcosa che i tuoi concorrenti tendenzialmente non hanno. Se riesci a creare la tua formula che nessuno ha, puoi iniziare a spingere su quella a livello di marketing, e questa proposta deve essere quella che ti porta i clienti per un motivo e poi di conseguenza ti permetterà di vendergli i prodotti che vendono anche altri. Però devi cambiare completamente l'approccio iniziale, perché finché vendi il tuo prodotto le persone cercheranno semplicemente il prezzo più basso, perché ai loro occhi sei esattamente uguale ad altri 10, 20, 50 negozi che vendono le stesse cose. Con questo spero di averti dato qualche spunto a te e ad altre attività, altri imprenditori che hanno lo stesso problema, quindi vendono prodotti indifferenziati, perché davvero riuscire a ragionare in maniera chiara in queste situazioni può darti veramente una bella mano. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo un altro elemento che possiamo tenere in considerazione come proposta unica di vendita, quindi come nostro elemento differenziante, è quello dell'assistenza. Nella maggior parte dei casi succede che tu compri il tuo prodotto e poi il contatto col cliente finisce lì, se è un problema sono fatti suoi, perché tu non hai più nessun tipo di responsabilità. Un'altra cosa, visto che si può lavorare anche sulla parte post vendita, quindi sull'assistenza vendita, è: ok, tu compri il pavimento da me, io nel mio magazzino tengo, compreso nel prezzo,
una scorta di queste mattonelle, quello che hai comprato, in modo che se tu hai dei problemi mi chiami e hai già una scorta che ti tengo io, non devi nemmeno tenerle in casa, occupare spazio. Ora, è una cosa fattibile? Sì, no, non lo so. È una cosa che può interessare le persone? Secondo me, se messa nella giusta ottica, sì, perché ti si rompe una piastrella di casa, rifare tutto il pavimento? Assolutamente no. Trovare una mattonella, magari che ha la stessa cottura, quindi che è identica alle altre, è difficile, quindi serve comunque una scorta ed è una cosa che magari potrebbe essere tutto sommato carina. Ora bisognerebbe fare un'analisi, valutare la risposta che dà il mercato, però la logica è: troviamo un motivo per farsi acquistare che non sia il nostro prodotto. Questa è la vera chiave. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!